Chi è di scena? Carlo Goldoni. La commedia, La Casanova. La regia, Luigi Squarzina. Il tema, la debolezza umana. I capricci di chi per ostentazione e per vanità pretende di vivere al di sopra delle proprie possibilità. Io sono l'unica qui ad avere una vera posizione verticale. Ancora una volta Goldoni si ispira ai suoi modelli reali, ai suoi concittadini, ai suoi vicini di casa. Scusate, ho sbagliato piano. Siamo al teatro Vittoria di Roma. Tito Corsini e la sua compagnia stanno provando lenticchie e caviale. Tornando al nostro Goldoni, dicevo, ancora una volta Goldoni si rivela un attentissimo osservatore del reale, ma anche un poeta comico e destroso. Nella Casanova gli aspetti più drammatici, delusione d'amore, debiti, prigione, sono controbilanciati e interrotti da aspetti molto più comici. Cicisbei, questo parlare forse nato dei forestieri. Insomma, Goldoni, cronista dei suoi tempi, è poeta. Poeta comico e attento osservatore del sociale. Attento osservatore del sociale. Scusate, una piccola... Chi è Goldoni? Chi mi vuole rispondere? Ecco, vengo subito, arrivo. Ecco, chi è Goldoni? È il padre mio proprio. È bello, allora chi è? Goldoni, nessuno lo sa di questi, senza tu. Io veramente non mi ricordo bene, ma comunque Goldoni è un autore eccellente, lo sappiamo. Perfetto, chi è Goldoni? Vero ma de tose non che da lui che vuole sempre rente ma de tose non che sta c'ho l'ingannato vero ma scarsea poche di c'ho l'ingannato vero ma se troppo poveri una reccia vedo vea giovani che gatto va la si tutto forte vea non la porta ben l'età quella non che importa i versi che de suona li gata la va solo il poco e si è un posetto ben presa della reggia la cocchetta gaspia alla vista di quel naso fussi bel che manca pia giovanin che sega corto no che scampa l'occasion e tu del suo nasetto della casa del paro giovanin che naso vero ma de tose non che da lui che vuole sempre rente ma de tose non che sta giovanin che naso vero ma in scarsea poche di Giovaninca naso vero, ma se troppo poveri. Una reccia vedo vea, giovaninca il gatto va, la che tutto forse vea. Venimo sta camera, già che siamo. Questa ha da essere la camera da ricevere. Il faron vuole che la sia l'ordine avanti sera. Intanto che infinisce di fare la massaria dalla casa vecchia e vuol sta camera destrigata. Da bravo, signor Onofrio, venite a dare i gialli scuri a quei sprisi. E voi, mistro Prospero, mettete quei cainassetti a quelle porte. E voi, mistro Lauro, in soase quella erta e destrighevose se si può vedete, signor tapezier non avevi ancora finito di marangolare siete votato mesi che siete lì a sta gran fabbrica e non avevi ancora finito neanche se avessi tirato a casa dai fondamenti tanto che voi a spiegare i strati e sporcare i muri a metter chiuso quattro strati dei fornimenti via cara signora Lucietta per cosa le scaldevo il figaggio stamattina? Oh caro Teosvaldo mi riscaldo con la mia ragione ancora da venire in casa la novista del patrone e patrone ma da ordine che netta e il portico e il tinello e un per di camere al manco e se due giorni che non fa altro che scoar che forbir e costori guarda che male non fa mai altro che far polvere e far scoasse. Mi compatisco, davvero ragione. Ma neanche i miei uomini noi da torto.
Averissimo fenio che sarà un pezzo. Ma signor Anzoletto, il vostro patron, ogni giorno si muove di opinione, l'ascolta tutti, chi gli dice una cosa, chi gliene dice un'altra, ancora se fa e domani bisogna disfare. Che c'era tre camere col camino, perché uno il gradito che il camino in telecamere non sta bene, e gli ha fatti stroppare. Poi che c'è un altro a dirgli che una camera senza un camin da scaldarsi è una minzioneria. Lui presto a vergi sto camin, e poi non più questo st'altro. E poi fermo il tinello a rente la cucina. Poi signor no, la cucina fa fumo, portiamo il tinello da un'altra banda. Fatture sono fatture, spese sono spese. E poco che domando Bessi e scrive strepita Bessi qui per terra e il maledice sta casa e altra chi che l'ha fatta attorno. Chi che l'ha fatta attorno? È stata, la sono vista, la de un bocon de spuzzetta de 24 carati. No, non la sa degnare la casa dove che stenimo, perché non la capiva la riva in casa, perché il porto è così da piccolo, perché non la capiva l'appartamento con le quattro camere in fila, e perché che pareva che la fosse fornia l'antica. L'ha fatto crescere 60 ducati di Tito, l'ha fatto buttar via un mondo di vesti in fatture, masarie e mobili di nuovo, non la tenne ancora contenta. La camera dà della buona dota, mo caro fu, non mi si parla. La gata di tota di la gata, e la spuzza tanta da far paura, non gonfia di tenere sotto mio faron. E se capriciamo non so di cosa è. La se una putta si di il mar levata in un'aria, spavento sonassa, e per mantenirla in quest'aria, che vorrate 3 o 4 mila ducati d'entrata, più sapere, signor Anzoletto, dopo che si è morto suo padre, gli ha buttato via tanti, ma tanti, che se, al giasto, e la paglia, dai, 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 e così, a me, questa camera, se l'hai ancora finita? Domani sarà tutto finito. Se 20 giorni che sento dir domani sarà tutto finito. Oh, cara Ela, se faremo così, non finiremo in domani. L'hanno fatto fare desfar 10 volte, l'ascolta tutti, lo vuol fare a modo di tutti. Gavarazzone, ma adesso quel che si è detto si è detto. Destrighiamo, se caro vecchio, ancora da venire la novissa, stanotte che abbiamo di principiare a dormire. E stasera la camera del letto la sarà all'ordine. Cospetto del diavolo, mi dispiace che non sia all'ordine sta camera da receiver. Cosa volevo che dica la gente? Mi non posso far più di quel che posso. Trovate gli uomini e destrigheve. Bisogna che la metà dei Bessi, senza Bessi l'orbo non canta. Domani ve ne troverò. Vieni, vieni avanti. E così, amico, è finita ancora questa casa? Che siamo drio, cosa dicevo? Ve piace, eh? Ma se devo dirvi la verità, non mi piace niente. No? Per cosa? Prima di tutto voi avete fatto una bestialità. A mettere il letto nell'altra camera, a tramontana. Questa? Questa, che è a mezzogiorno. Questa era la camera da dormire. Se dormirete a tramontana voi, reparete. Sentiu. C'è sguardo! Adesso cosa vorrà ve la dire? Volevo che dorma a tramontana. Volevo farmi crepar. Bisognava pensargli avanti. Oh, siamo ancora a tempo e che abbiamo da remediare. Cosa vorrà che femo? Ma ci vuol tanto a mettere il letto in questa camera. E il fornimento? Uomini e danari, fanno tutto. Io sì, uomini e Bessi remedia tutto. Mi penserò per gli uomini e ella la pensa ai Bessi. Così si parla. Vuoi mai negare Bessi? Va mai mancare Bessi? Gavarò d'asta ora più di 1000 ducati. 1000? A fine luogo? È perché stamattina che non ho Bessi addosso. E mo' smentegà di farmene dar dal fattor. Par che non sei che voglia dar quel che vuol. Caro signor Fabrizio. Gavaressi? No. 10 o 12 ducati d'impestato. No, davvero. Che domani ve le restituirò. Se li avessi, ve li darei volentieri. Che spesa che vuole trasportare la roba da una camera all'altra. Ah, ma queste sono cose da niente. Via, signor tappezziere. Sapete che avete a che fare con un galantuomo. Sia maledetto come sono intrigato.
Animo, fiori, vieni qua tutti. Vemo sto bel travaso. Presidiamo a destarte qua e poi pescaremo di là. E sarà finito? O sarà finito? E sarà finito o sarà finito? E la discorreremo domani. Sanno niente, costoro. Ah, credeme, e mi fa diventare matto! Se spende, e non si fa niente. Se vuol venire? Venì, Meneghina! Servo umilissimo della signora Meneghina. Patrone reverito, ma grazie, sor Fradeo, dea bea camera che ama favorito. Cos'è, non le piace, non sei contenta? Non credeva, in sta età, di avermi da andare a seppellir. A seppellirvi? Per cosa? Ma se è una vera discrezione cazzarmi in una camera in sopra una corte morta, che non si veda passare un cane. Ha ragione la signora Menichina. Cara sorella, la casa si è ristretta. Ristretta che dice sta casa? No, che se quattro camere da sta banda. Ma vede ben, cara Pia, questo è l'appartamento per me e per mia mujer. Esa, tutto per la novissa. Ah, e a tutto l'appartamento. Quattro camere in fila. E mi poverassa, finto un camerotto. Uè, cos'è sto camerotto? Aveva una camera bella e buona, grande, lucida, con due balconi. Signor sì, e se mi butto al balcone, non vado a vedere altro che gatti. Sorci, lusertole e un leamer che fa stomaco. Ah, vorrebbe vedere a passare qualcheduno, la signora Menichina, non è gli vero? Ma caro signor, non la sei in fase dove che non che tocca. Se vuole stare al balcone, così, qualche ora, qualche dopo di snar, non potevo venire di qua. No, non ben dubite, che in te le vostre camere, lo che venire. Ah, mosà, per farvi voler ben si fatta apposta. Come volevo che mia mujer vi tratta con amor, se sei così rustica, così mala grazia. No, non stai a farmi delle finesse, che d'indormo. La so però mi vuol credere, ma siamo da impari, neanche a me non posso vedere. E vabbè, tanto muso da dirmelo! Ma cosa aveva fatto mia mujer? Cosa cadeo con me? Cosa cadeo con me? Credevo che abbia gusto di vedere una cugnata in casa. Finché arrivesse la nostra povera madre, c'era patrona mia. Un anno che sono stata con voi. Posso dirvi se è stata patrona mia. E adesso venire in casa la lustrissima signora Cecilia. La vorrà comandare ea e la sarà patrona ea. La signora Cecilia è una signora discreta, ma certamente una fanciulla ad accedere alla maritata. Caro signor, che in casa? Avete da sastarda a maritarmi per causa vostra? Dovevi pensare avanti a maritarmi. In questo non dice male. Ma lo ben mi l'intendo così. Se ne fosse capitata una buona occasione, l'avrare fatto. Come c'era la capitata? Chi? Chi? Lorenzin! Ah, signor sì. Lorenzin. E voi avete dito di no. Ho dito di no perché... Perché... Non mi degno! Guarda che catari. Ma chi volevo che ne trova? Un conte, un cavaliere? Che dota gaveu da darmi. Quella che va a portare la lustrissima signora Cecilia. Aria, fumo e miseria. Me? Posso fare quel che voglio me. Son paron de casa. Nessun mi comanda! E mi con voi, e mi soto della cugnata, non che voglio star! Che intenzione avresti, patrona? Andarò a star con mio signor Babba! Se andare neanche a trovarlo, neanche a salutarlo, se lo guardè neanche! Vede teno, de sorella, fai conto che sia morto! Temo questa poi, compatitemi, è troppa austerità! Dai, caro signor Keltasa, che mio fradeo sa quel che dice. Se vago da mio Barba, vago in casa di un suo nemico. Ah, perché mio Barba è un uomo di sesto, un uomo di reputazione, e non può soffrire che sono vado a buttare via il suo malamente e che si fa a burlare. E adesso, specialmente, con sto matrimonio. Fenimola, ve dico! Non mi fai andare in collera! E sarà meglio per voi. E via! Accomodiamo questa faccenda. Date alla signora Menichina una stanza sopra la strada. Non ho bisogno né di avvocati né di protettori. Le mie ragioni so dir da mia posta. E le ho dite, le dico e le dirò. Ma senti. Tengo la camera, non che voglio stare. Ma mi vedi. E sia maledetto il giorno che mi hai tolto sta casa. Buon dì, Pia. Chi sei? Cameriere di casa per servirla. Va l'ho tolto per me, signor Anzoletto. No, stessi, ma no, veramente sono un pezzo che sono in casa. Che teniamolo la cameriera, la sua sorella? Lo stessima sì. Quante donne sei in casa? Ma, veramente non ve ne sei altra che mi per adesso. E dice che sei cameriera.
Cosa vorrei che dica la serva? La vede bene, illustrissima? Mettegli un pochettino in reputazione. Passa un'ora alla casa. Ben, me ne rotto mila mia, cameriera. Che camera zela questa? Questa è la viva, destinata per camera d'udienza. Ma voi pensate a portare qua a letto e far camera d'udienza di quella di là? Chi è sta quell'ignorante che ha fatto sta bella cosa? Se lo sta il tapessier? Mino certo, lustrissima. La camera più grande ha da essere la camera della conversazione. Cosa dice la signor Conte? Dice benissimo la signora Cecilia. Questa ha da essere la camera della conversazione. Esatto, che intende, sti signori, i va seconda che fai scopoli so per canale. Per cosa mo, a si ranzoletto che si vegnu in testa di far sta muanza spropositata? Per non dormire in una camera dalla banda della tramontana. Cosa me importami della tramontana? Chi che l'ha dà sto bel suggerimento? Quella loco del tapessier. Cara lustrissima, mi non godà sto suggerimento. E poi mi non so una loco. Oi, signor. Cos'è sto alzar la ose? Parlate con più rispetto! Siamo freschi, la padrona gira il cavalier Tacamonti. Tornei a metter le cosse come che leggera. Questa ha da essere la camera della conversazione. Questa ha da essere la camera della conversazione. La sarà servita. E sta fresco, suo ranzoletto. Deme una carega. Subito, lucrissima, è a servo. E sto cavaliere, ho da stare in pie. Cara figlia, co volè che vi dica che sei cameriera? Ste cosse non ve le avete a far dir. Vedare, vedare la mia. Dico, credela che mi non sappia. Via, via, basta così, non si risponde. Lontan diede soldi le asse. La se senta, signor Conte. Cosa disela, che carreghe durre? Durissime non si può sedere. Mi me farò far delle poltroncine. Cos'è, signora? Anche a voi ve ne avete fermato? Oh, che gente delicata. Me par che meglio di così non me possa trattare. Ve insegno. Non fare niente. Se vede che fino adesso in sta casa non che se sta civiltà. Cosa dice la signor Conte? Parli o ben? Benissimo, non può dir meglio. Mio, al manco sono così, di tutto quel che dico, di tutto quel che faccio, gusto che la gente mi dica se faccio bene o se faccio male. E resti sicuro che il Conte vi dice la verità? Dice, fia, cosa che aveva un nome? Lucietta, però vedirla. Cosa fa, signora cugnada? Sta bene, illustrissima. Saludela, savè? Lustrissima Sira sarà servita. Zela ne è ancora stata a vedere la casa nuova? Una vorla. Quando se la stata? Stamattina. Zela tornata alla casa vecchia. Lustrissima no. Ma dove zela? De là, in terrazzo camera. Cosa? La se qua e non la se degna di salutarne. E tu non mi dite niente? Mi? Ma cosa vuol dire che digami? Vede la signor Conte, che bel trattamento che mi fa mia cugnata. Ah, veramente, si porta male. Senti io, chissà, il trattar dice che la si porta male. Sì. E gli è su piassuto pulito, eh. Andela, andegli a dir che se la comanda andarò mi a reverirla in te la sua camera. Lustrissima Sile sarà servita. Dovrei avanti in sta casa che lei sarà il più bel divertimento di questo mondo, ma mia speranza che non me ne tocca. Se posso avere il mio salario, Aida, me la batto. E infatti è il maburlà, signor Anzoletto. Se sapeva che aveva da essere in casa sta sua sorella, da quella che son, che non lo toleva. Non lo sapevate che aveva una sorella? Lo sapeva, ma mi dà da intendere che l'andava a star con sua barba. Può essere che ella ci vada.
Ho paura de no, perché so che con sua barba è disgustai. Fa male il signor Angioletto non essere amico di suo zio Cristopolo, che è un uomo ricco e lo conosco so, che è un uomo di garbo. Ah, un uomo de garbo, che dice? Ah, un uomo de garbo, è un tangaro, un vilanazzo, senza creanza. So che la parla di me con poco rispetto. La buda dir che sono vodo ha fatto male a sposarmi e l'ha fatto de tutto perché non me toga. Sto asino d'oro e se tiende vesti e non si contenta. E se lamenta che a sole vodo godà poca dota, che meriti gano per pretender una grandota. Non si ricorda, so signor Cristofolo, quando andava con la falda davanti? Signora! Io non sapevo tutte queste ragioni. Ritratto la mia parola e dico che è uno zoppico intrattabile e intrattabilissimo. Un tangaro, un contadino. E tutto quel peggio che dire si possa. Ve par che una donna della mia sorte abbia da essere disprezzata così? Erbacco, voi meritate d'essere una regina. Volesse il cielo che vi avessi incontrata prima che foste impegnata con il signor Angiolette. Ma è il mio destino a volesto così. Vi potete voi tolere del signor Angiolette? No, de mio marito non me posso doler, ma de sua barba non che ne vuoi sentire parlare. Illustrissima, mi ha detto la puta che passa tanto di riverenza che adesso adesso lo venire qua a fare il suo debito, che non la si incomoda andare là, perché la sua camera non la se camera da ricevere. Così l'aveva detto. Così l'aveva detto, e così che dico. Sono ben brava di portarla in bastiade. Intende, la signor Conte, sto discorso. Per dirvi la verità non capisco niente. La vuol dire, sta signora, che la sua camera non è bella come la mia e che non la si degna di ricevere in una camera che non la siete far so. Alla capio, signor Conte. Ho capito benissimo. Che dice la superbia questa? Certo, non si può negare che vi sia della pretensione. Cos'è? Sto strepito, quando sono? Non so, questa. Me la sa che chiese un'altra pitanza, Mi non vuoi sentir strepito? Non voglio che mi faccia sbalare la camera solo della testa. Vieni, te carogne, che sta tesora di lui. Che sta delle persone civili, sai? Che sta delle lustrissime? Anzi, stamattina lustrissima, signora, che chiamano ad andare? Quando viene la novizia? Lo so, dico. Può essere che la venga anch'io. Come vieni la dise? Avvisemi che voglio venire a fare il mio debito. Se la stata da mia cugnata? Oh, lustrissima, no, caspita, la vedrà. La se una che sa trattare. Quella sarà la migliore dalla puta, avanti di venire dalla maridata. Con la vede, dice che se la vuol favorir, la se patrona. Diglio bene, signor Conte. Benissimo. Ma non la vuol che dica che se non la se vuole incomodare? Dice che quel che ho detto non ho bisogno di dottoressi. Cosa dice la signor Conte d'este masere che vuol entrare dove che non che tocca? Masere? Opala, se cameriere. Proviene ciò perché sono male educate. Signor Conte? Sì. Veniremo a scuola da Elo. Senti, sa, te casserò via in sto momento. E mi ganderò un stritto. Lo manderemo, sì. La mia bulca sar via e mi ho detto che ganderò. Così presto, signora cugnata, la viene a fare sussurri in casa? Se l'ho questo il complimento che mi viene a far, signora Meneghina. Cosa che l'ha fatto, Lucietta? Niente. L'ha perso il rispetto a sto cavaliere. Per me, signora, non vi mettete in pena. Non abbado a queste picciole cose. Mi immagino che la gavara la so, cameriera. Questa è più di un anno che la sei con me e non vorrebbe privarmene. La se tegna pur quella cara zogia, basta che non la me venga in pie. Che non la si indubita, che meno che venirò. Animo, animo, ne de là. Ma chi se venio in casa, un basilisco?
La compatissa, se non sono venuta prima a fare il mio debito perché gera de spoggia. Oh, per me non che c'era bisogno che la si mettesse in belesse. È bella in tutte le maniere, la signora Menichina. Bravo, sir Conte. Veramente, non si potevano accoppiare due cognate di maggiore gentilezza, di maggiore merito. Vorla accomodarsi, signora cugnada? In verità, non so, stracca. E Pola se in casa sua? No, no, Iaveda. Casa mia se la mia camera. Oh, la se patrona de tutta la casa. No, grazie. Bellissima gara di compitezze, d'amorevolezze e di affetti. E come che viene dal cuore. Dove sei lo, signor Anzoletto? A me non so, Iaveda. A me? Non mi dice mai niente. Da seno? Non che li conta ella i fatti suoi? Oh, mai. Non ho neanche mai sapesto che sapeva da maridarsi non tre giorni, avanti che se sposasse. Alla avuta caro, con la sapesto? No, vorla? È sempre bene avere in casa della compagnia. Ah, per me se stago in te a mia camera. Non che dago incomodo a nessuno. Dopo che sei morta mia madre, sono avvissata così. Ecco qua. La signora Cecilia le sarà in luogo di madre. Mi, in luogo de mare? Che paraelo, che una novizia de 15 sorri ha che da far da mare. Dico così per dire riguardo al grado di maritata. Cosa crede a che il voggia a dir? La diga, carela. Chi che cosa la testa così pulito? La mia serva. Lucietta? Lucietta. Non credeva che la sapesse far tanto. Ho gusto da seno, la ne conserò anche a me. Oh, e la gavara de meggio? No, 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 per dir la verità, la fa meglio della mia. La ne conserà ella. Cara signora cugnada, la ne compatissa. Lucietta, non è mai stata vesa ad essere strapassata. La me fa sta finessa. La fa sa conto che in casa non la che sia. Come? A Mila mi dice così, e questo se è un affronto che la me fa. La se in casa, mio marito la paga e me ne vuole servire anche a me. Signore mie, non si riscaldino per una serva, eh? Per un tocco de masera non la varderà a disgustar sua cugnada. Parla che la manda via, la manderà via. Questo se è un pontiglio, e con me non la doverà avere sti pontigli. Signore mie, accomodiamola. Non credo che la sei venuta in sta casa con l'intenzione di mettermi sotto i piedi. Se parla meglio, che la dica a pestanderie. Signore mio. No, non mi si è dito tanto neanche la mia madre. Compatitela. Cos'è? Sto compatitela? Qui non ho bisogno che nessuno mi compatita. Nessuno. Signore mio. Poveretto mio. Signore mio. Senti, signor Mario. Signor Conte, carella, una parola. Che sono a servirvi. Vorrete che mi dicesse. Adesso la semestà. Rispondeme a me. Cara mutera, abbia pazienza. Adesso mi no. Cos'è che vi vedo così agitato? E forse per qualche parola che abbiate sentito fra le due cognate. Che parole. Che se dei fatti. E fatti per ridolo. Oh. Ah, caro sir Conte. Sir Conte, che lo dico con tutta segretezza, che non lo sappia né mia mujer né mia sorella. E se la Paul, la mia giunta, la mia socora. Della segretezza potete essere sicuro. Nel resto vi servirò dove posso. Ben, ben. La sappia che sono andata nella casa di là per far portare via la roba, per torre il resto della masseria. E il patron della casa per un anno di fitto che son debitor. E mi ha fatto volare e son disperato. Male? Male, male, so che mica se male. Bisogna che la mi aiuta, bisogna che la mi fa sela. Due righette di sicurtà. Ne penseremo, vedremo. Ma non che tempo di pensare. Tra le altre cose che c'è tutta la biancheria da tola e ancora da dar da disnar e non so come fare. Basta, penseremo, vedremo. Signore, vi sono umilissimo servitore. Vada via, signor Conte. Vado per un interesse. Ma via, disnar con me. Signor Conte, me lo fa sto servizio. Penseremo, vedremo, umilissimo servitore. Ma le curte non vuol far niente, bisognerà che mi insegna da qualche altra banda.
Pietro, il secondo atto della commedia. Ah, il secondo atto? Sì, questa nell'appartamento. Nell'appartamento sopra la Casanova. Il medico lo legge. Perché? Se nell'appartamento sopra la Casanova, che la sorella Rosina considerano un'offesa la loro onestà e la superbia dei vicini. Non lo vuoi leggere? No, medico lo legge. Leggilo, un pezzetto. Non so gli occhiali, lo legge. Anna, è chiarissimo. No. Allora, qui, fin qui è chiaro. Allora, fin qui è... No, andiamo avanti. Lucetta si reca da loro. Loro sarebbero. Lucetta si reca da loro per annunciare la visita di Meneghina e per spettegolare sulla sposa di Anzoletto. È chiaro, no? Si presenta anche Lorenzino, il cugino di Checca, disperato per la lontananza di Meneghina, e chiede alla cugina il permesso di sbirciare dalle finestre. Che cosa ha chiesto? Non è? Voleva lucicare della finestra. È quello che volevo dire. La finestra dell'amata, veramente. Amata. Poco dopo giunge la giovane, ma viene annunciata pure Cecilia. Bisogna evitare. Attenti. L'incontro degli innamorati. Io questo lo ripeterei perché è un passo importante. Bisogna evitare l'incontro degli innamorati per salvaguardare la rispettabilità. I due invece si incontrano e implorano l'aiuto di Checca. Già dal suo ingresso Cecilia non risparmia insolenze parlando di Lorenzino, al piano di sotto Anzoletto non è disponibile ad ascoltare le piccole. Chiarissimo, piccole. No, un momento, aspetta, le piccole. Al piano di sotto Anzoletto non è disponibile ad ascoltare le piccole. Ah, beh, beghe. Le piccole beghe. E i dispetti della moglie e della sorella. Checca desidera risolvere positivamente la situazione di Meneghina, perciò convoca lo zio di lei, Cristofolo, l'unico in grado di assegnarle una dote. Intanto Cecilia comincia a capire quanto sia stato incauto circondarsi di lusso e di corteggiatori. Di lusso e di corteggiatori. Quanto sia stato incauto circondarsi di lusso e di corteggiatori. Anche corteggiatori in russo. Corteggiatori. No, di lusso, non di lusso. Di lusso. Anzoletto oramai, senza scampo, si vede in prigione, ma la moglie lo spinge a chiedere aiuto. Ma tu non devi dirla ridendo, perché è una scena drammatica. Ma è proprio impostante. Anzoletto, oramai, senza scampo. Però Pietro, non fare. Stai immedesimando, Pietro. Questo è un passaggio importante. Scusate. Allora, riprendo. Anzoletto, oramai, senza scampo, si vede in prigione. Ma la moglie lo spinge a chiedere aiuto a Cristofolo, che sarebbe Cristofolo. Qui c'è un momento commovente, attenzione, un momento commovente, un momento drammatico. Drammatico, che è il nostro, questo di adesso. No, è drammatico. Stiamo drammatizzando. Goldoni, molto abilmente, inizia un percorso comico quando il pubblico... Quando il pubblico è divertito, entra con il momento drammatico. Come in certe altre commedie pure succede. Come in tante altre commedie, ma qua in maniera particolare. Sì, qua in maniera particolare, perché uno non se l'aspetta. Cospetto del diavolo, non vese caso di poter liberar sti boli. Lo trovo un can che mi aiuta. Nessun me vuol dar bessi, nessun me vuol far la segurtà. Sono pieni di debiti che non so da che banda voltarli. Debiti. Ego sta casa piena di uomini che lavora. Ego una musera al fianco che distruseria mezzo mondo. Se non fosse disgustato con mia barba, non sarebbe in sto stato. Figurarsi adesso che son maritato. Non mi dà un sorso d'acqua se mi vede a sgangolir dalla sé. Matto, bestia che son sta a maritare me. Non credeva mai, d'avermi a pentir così presto. 15 giorni. Oh, l'ostrissimo. Son qua per bessi. 9 mio dito a domanda. Mi ho dito domani, ma sti uomini dice ancora. Nella camera grande non ho fatto niente, la siccome che la c'era, è letto. Dove l'avevo portata? L'ho porta qua e lo riporta via perché mi ha detto così. Chi mi ha detto sta bestialità? La lustrissima sosiora consorte. Con la dito ella, non parlo altro. Bisogna
che la mesalda sti conti. Domani ve li salderò. Sti uomini non vuole aspettare. Cospetto di Diana, li bastonerò. Non la vaga in colera, perché sta gente ha fatto il suo debito e le mercedi agli operari non le si paga con le bastonare. Avanti sera le pagherò. Benissimo. Volevo altro. Me dà la parola? Ve dago parola. La guarda ben che stasera non se va via se non la ne paga. Andiamo. Bisognerà ben che vada via lì. Cospetto del diavolo. Se al manco che avessi la mia roba. Potrei fare un pegno. Chi sei qua? Cos'è? Signor? Chi domandeu? Domando è illustrissimo signor Anzoletto Semolini. Sono me. Cosa volevo? Faccio umilissima reverenza a vostra illustrissima per parte dell'illustrissimo signor Conte Argani, mio patron. E il marito de dire a vostra illustrissima che se due mesi che gaffita sta casa, che in casa manda sei volte e questa che fa sette. Per il semestre anticipato che ha da pagare vostra illustrissima. E lo prega da pagarglielo subito. Indico et immediate. Aliter, che vostra illustrissima non se n'abbia par mal, se farà quei passi che c'è de giustizia e che sarà benissimo noti anche a vostra illustrissima. Signor vostra illustrissima, ma vedà una bella seccata. Grazie alla bontà di vostra illustrissima. Dice che al vostro patron che domani sarà servito. Caro illustrissimo, la perdoni. Sto domani. Ai quanti vienlo del mese? Uè, non ho bisogno di cargatura, eh? Vieni domani che ve pagherò. Caro illustrissimo, la perdoni. Se ricordi la quante volte che l'ha dito domani? Ve dago parola che sarà pagato. Ma caro illustrissimo... Caro illustrissimo, la vaga a farse si radonare. Servitore umilissimo. Che faccio vedere? Padron mio illustrissimo. Servitore umilissimo. Servitore umilissimo. Sì, illustrissima. Oh, de Diana. E si può venire, eh? Cosa volevo? Quando finisti la tanasseria? Quando viene sta roba dalla casa vecchia? Oh, la vegnerà, la vegnerà. Abbia pazienza, che la vegnerà. De botto, sei ora di disnar. E così? Cosa importa? Ma come vorrà che parecimo la tola, se no che sei biancheria? Poverito me. Non potessimo insegnarse, per al tuo. Ma come insegnarse, se no che metto dei fasioli da mano? Ah, ma non che sei dei fasioli tovagiai? Questa settima, benedetto. Non potessimo taggiarli e far dei tovagioli. Plu, 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 plu. Orso. Vedo che anche a io lustrissimo è il setol spasso di me. E lo farà per dare intelgenio alla sua novizia. Mi spiace per la tutta. Mi non so cosa fare. La medaglia, i sette mesi di salario che la m'ha da dar, e mi direverò l'incomodo. Serva, devo sustrissimo. Anche questa la vuole il suo salario. Che gente puntigliosa. Mi sopporto tanto e gli altri non vuol sopportare niente. Eccomi! A pranzo con voi! Si è un maledetto ancavano! Obbligato della carrozza! Quando
Questa è la serva da Banzo. L'aveva fatto moto al balcone. Che la mada a parlare. Con la serva non voglio altri che smesteghessi. Volevo che la manda via. No, sentivo cosa che la vuoi. Lucieta! Ho sentito dei strepiti. Sono curiosa di sapere qualcosa che... Sorella cara, moderella sta curiosità. Ma cosa va da frema di sapere i fatti degli altri? Se Lucieta viene qua per fare dei pettegolesi, che mughe le curte! Non la stiamo neanche ascoltando. Ben bene. Mi faccio tutto quello che vuole dire. Stirissime! Signoria? Signoria, fia. Sono scampata di suso che nessuno sa niente. Go da contarghe. Desidero delle cose grandi. Cara, con te me. Vieni. Come segno? Io cosa ho già detto? Regala con me, dottrissima, ma cosa ho già fatto me? In casa mia non voglio pettegolessi. La compatissa. Già veniva per contarghe. Ma se non la voglio, so cosa dire. Stirissima. Via, 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 via. Se c'è qualcosa da contare. Voleva confidarghi delle novità. Se c'è qualcosa da confidarmi. Bisogna che la sappia che in casa de nu che siete le cosse grandi. Che se no? Il patron sente l'ultima disperazione. Non può far masseria. In casa de l'aiga volà la roba. De qua non l'hai ancora paga il fitto. Gli uomini che lavora volbessi e me. E voi? E me non posso avere il mio salario dei 7 mesi che il madadar. Cosa grande, lustrissima cosa grande. Non le sei grande da scena? Ma è strasecolare. Ma cosa disela? Quella spussetta di sua moglie. E cosa disela quella povera puta di sua sorella? Tutta la pianse l'hanno vista su tutte le furie. Ma come l'ha fatto a far tutti sti debiti? Con la voria, col malgoverno, per secondar quella cara doggia di sua moglie. Ma se 15 giorni che si è maritata. Ma cara Eva, cosa crede la Zedoani, che è il che fa l'amore, che è il pratica per casa, che spende, che spende, che si precipita? Bella da niente, devota. Niente. A sto mondo. Ma se la mo, quella gran signora che dice? È giusto. Raccontarmi una donna che si è stata in casa sua per 15 anni, che tante volte se i paroni voleva magnar, bisognava che l'andasse a impegnare i manini. E anche sai che una serva dopo 15 anni l'avevo a cuore di andar via. Ma cara Ella, cosa credela? La sei andata via perché non gli dava il salario. Cara lustrissima benedetta, le donne non le sei mica tutte copa lì, la veda. 7 mesi che non mi dà niente. E caso? Lustrissima! La se domandata. Che se? Se è lustrissimo, signor Lorenzin, con un vecchio. Signor Cristofolo! È il barba della mia parrucina! Giusto, Elo! Fai la cosa, fia? Sì. Andi da basso. Sì, sì. Tire da banda, signora Meneghina. Sì. Dice che la venga subito da me. Subito, lustrissima, la servo. Ma mi raccomando, che nessun mi senta. Ma me la lascia fare a me. Non lo stessi a dire nessun, vede? Ma cara, è una cosa libera. Neanche l'aria io saprà. Guardi bene, che si tratta di assai. Ma in verità, lustrissima, che la mi fa torto. Ma cosa sogno? Una qualche pettegola, mico bisogna. Sto tase, la meno ne cava, se le gatti de bocca. Lustrissime. Dice che quel signor che venga. E dice che Lorenzin se vaga, che torna o che l'aspetta di là. Andè. Lustrissima, sì. Andè. E voi? Intanto che parlo con il signor Cristoforo, andè di là, che non sapete che si è. Quanto che pagherava sentire. Casa, busse la mare della curiosità. E voi niente? E mi ascolto perché siete ascoltati. E mi non sento qualche cosa da sentire. Patrona Reverita. Strissima, signor Cristoforo. No, cara Ela, non la mestaga a lustrar. Non la vuol che faccia il mio debito? Mino che ho bisogno d'essere lustra. Non ho mai ambio sta sorte di affettazione. Sono un galantomo. Per grazia del cielo non ho bisogno di nessun ma sti titoli che li dono. Vi
Via, via. Questo che raccomanda. La prego di perdonarmi se l'ho incomodata. Sono qua. Sono a servirla. Dove che posso, la mi comanda. Si senta. Volentiera. Cosa fa, signor Fortunato, quando l'aspettela? Ho lettela giusto ieri. Dovrà essere qua alla fine della settimana. Ma così ga un buon Mario e se vorrave sempre da rente, ne è vero? Questo senso dei lume pare essere persa. Mino go voglia di niente, mino teatro, mino maschere, mino niente. Co che dico? Niente. Così fa le donne de garbo. Mino so da che cao principiare. E così, signora Checca, cosa gala da comandarmi? Mi dà la licenza che parla di una persona? De chi? De una persona. Basta che non la me parla de mio nevodo, la me parla de chi la vuole. Mi non mi impasso questo nevodo. Che so, Giomì. So che sto furbasso e venuto a star de sotto de ela. E quasi quasi mi sono intagià che la me voglia parlar de elo. E che manca poco che non commetta un'inciviltà e che non venga. Signor Cristoforo è un signor tanto compito. Se la sapesse, Goel figà troppo marzo con quel disgraziato. E sua sorella, poverassa? Sua sorella? La se un'amata anche a ella. Cos'è morta sua madre la voleva tor in casa con me e non la gavolesto venir. La volesto star con suo fratello. Per avere un poco di libertà, perché da sua barba se va in letta buon'ora, perché non se va in maschera, perché non se va alla commedia. Frasconasa che la toga suso, che la barda, cosa che la avanza. Se la sapesse, poverassa, in che disgrazie che la si trova. So tutto, ma cosa credela che non sappia tutto? So tutto. So che il se pieni di debiti, ecco. So che in 2 anni l'avrà buttata via 10.000 ducati, trasogai, dissipai e messi intorno a quella cara zogia del suo mugger, la zestà del suo precipizio, da quando l'ha scomenzato a praticare in quella maledetta casa non zestà più elo. Non l'ha più fatto conto di me. Non si degnava neanche di venirmi a trovar. Se mi incontrava per strada, e procurava di schivarmi. Perché? Perché non ho gli abiti gallonai. Perché non ho i maneghetti. E poi so che la buo da dir quella lustrissima de faveta, che gli fa so stomaco. Sì, 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 che gli fa so vergogna. E che non la medirà mai barba ai sosorni. Ma aspetta che mi te diga nessa, temeraria, sporca, pesente! Mi devoto non vi dico niente. Oh, la compatisce, cara ella, ma la collera me fa parlare. E... così, cosa ne voleva la dire? Caro signor Cristoforo, ma di tutte ste cose, che colpa che dà quella povera putta? La dica, cara signora Checca, parliamo se scetto. Per cosa ma la mandava a chiamare? Per un interesse. Ah, ma se lo suo, sto interesse. Anche mio, se la vuole. Se tratta di un mio sermán. Oh, cos'è tratta di ella o del suo parentà, son qua a servirla. In tutto e per tutto. Basta che non la me parla de mio nevodo. E de sua sorella? Neanca de ella. Oh, poveretta mia. E così, come che gli diceva, do da parlare pa sto mio sermán. Sì, sì, e chi sei lo?
E se quel putto che se veniva a cercarla prima da parte mia? Ah, sì, sì, vedo, vedo. Lo conoscela? No, mi non l'ho mai visto. Se poco che se veniva fuori di collegio. Ma bisogna che lui me conosca, però. Sì, perché il m'ha incontrato a Rialto, il m'ha fermato e il m'ha accompagnato qua da ella. La conosce certo? Ah, e così cosa vorravelo? Cosa che bisogna? Cosa che par di quel putto? E mi pare un putto de sesto, sì. In verità, Elze, una coppa d'oro. Ecco, si vede che il gabbo ha indole, eh? Sì, ma cosa fa? Lo gallo ne sono impiego. Se vorrà impiegare. Ah, gode i patroni, gode gli amici, se potrà vedere che potesse giovar. Magari. E ma la manda a chiamar per questo. Sì, anche per questo. E per cos'altro? La sappia. Che sto putto se vorria maridar. Bravo, pulito! Non la finio de crescere se vuol maridar! Non ga impiego e il vuole una famiglia da mantenir! Ma che perdo il buon concetto! Non lo stimo più né messo né bagatti, via! Ma se trovassi una buona dota! Ah, se poi trovassi una buona dota! E che se potesse comprare una carica? In quel caso! In quel caso non faria mai! Sì, ma in quel caso non ga bisogno de mi! Ma ga giusto bisogno de elo, lu! De mi! E mi non la capisco! Adesso mi dia squacquero! La me fa certi discorsi confusi che non so dove che i voglio andare a finire. Credela, signor Cristoforo, che mio sermão possa sperare di trovare una puta civil con un poco di dota. Galo intrade. E ga qualcosetta, e poi se gli avesse una carica. Oh, sira sì, il puto se de buon sesto e la troverà. E dia, caro Elo, se gli avesse una Sofia, gliela darà, velo? Oh, mi non so, marida, pute mino che no, e se superfluo che dica né sì né no. E dica, caro Elo, e son essa. Gliela darà. Orsù, signora Checca, non la da farne con un sordo né con un orbo. Capisco benissimo dove che la vuol tirare il discorso e me maraviglio di ella, che la me venga con ste dretture. Godito che non che ne vuoi sentire a parlare. E se non la vuol altro da me, patrona. Ma la senta! Non vuoi sentire altro! Ma io non intendo nulla! Quella gente non che ne vuoi sentire a parlare! Ma neanche adesso nesse! Nino go! Nesse! Oh, signor Barba! Ma cosa zeste insolenza? Cosa zeste ingannare i galantomeni in sta maniera? Ma cos'è sti inganni? Cos'è sto parlare? Ma che vuol ritorno la borsa fuori di scarsella? Se l'ho fatto per un'opera di pietà! Voglio una voglia questa desonesta, e la sei tradia da suo fratello, e la sei in miseria, e una puta desperata non se sa quel che la possa far. Se la ga occasion de logarse, l'onor, la carità, e il sangue, la reputazion ad amovar un barba a soccorerla e ad arghestato da par suo, e coi debiti modi, e se no che piace, che lazza sta. Alla finio, patrona. Ho finio perché ho volesto finir, perché dal resto... Che ne dirà vedere belle? Uno la sei incomoda, che ho inteso, tanto che basta. Su. E voi, signora. Ma cosa pretendeu da me? Oh, caro signor Barba, mi non pretendo niente. Cosa vorla che mi pretenda? Sono una povera puta desfortunata. E i disordini del mio fradeo se cascai addosso di me. Perché non si è venuto a star con me? Perché sono stato una senza giudizio. Ecco, senti. Perché me lo sono lusingato mio fradeo. Oh, caro signor Barba, che domando perdono. Vediana, a farà le piazze anche ai sassi? Cara signora, la compassione è bella e buona, ma bisogna usarla con chi la merita, e non con quelli che ne abusa. Se no non m'aiuta. Un destisorri non gaverò più né casa né tetto, non saprò neanche dove andare a dormire. Cosa diseo? Se umata, vostro fratello non ha lo tolto un palazzo, eh? Non ha lo cresù 60, dico 60 ducati de fitto. Il palazzo è così, che non l'hai ancora pagato il fitto. E ancora domani ne butte la roba in mezzo alla strada. Ma come? A sto stato gli si è ridotto quel disgraziato. I gabbolò la roba in te altra casa. E non goglianca veste, se andà per andare fuori dalla porta. Non so se si possa dare al mondo un caso più doloroso di questo. E cosa disela quella cara novizia? Non so niente.
So che per sonda lei mi disgrazia, mi tocca anche, so qui da e dei strapassi. Ed è mortificazione. Ma come? L'ha tanto coraggio di mortificarle. Ah, sì, po, le posso dirmi che l'ha tratta a peso di una maregna? Oh. Il sangue non è acqua. La me fa compassione. E così, patrona, cosa intenderesti di far? Tutto quello che vuoi, signor Barba. Sono qua, mese noccio davanti di Elo. Ma cosa feo, se... Le beve, Suso. Non lo merite! Perché non lo merite! Ma vedrò di aiutarvi. Quale sarà la vostra intenzione? Ah, siano benedetto. E il maelo da comandare. Caro signor Cristoforo. Cosa? La Gentigliani. Ah, Elon, che conviene tenere sta puta in casa. Sa che le ha occasione di maritarsi. Ma per cosa non la destrelo? E dove c'è la sta occasione? Io, Germán. E che modo calo di mantenerla? Ha qualcosetta. Che compra una carica? Voglio sentire. Voglio vedere. Voglio parlare con Elo. Vorrà che lo chiamiamo? Chi? Io, Germán. E dove c'è lo? E sarà di là. Il sarà di là? Ah. Ah, sì, adesso intendo. Il sarà di là. Ma è quello che mi è venuto a cercare. Il sarà di là. Il sarà sconto, vero? Aspetterà che il se chiama. Accordi, fatti, inganni, premeditai, per tor in mezzo mi, per farmi far il latin a cavallo. Non so niente. Non vuoi far niente. Non che ne voglio sapere. Mi non lo lascio andare via, se non mi dice di sì. Oh, moretta mia. Signora Meneghina, non la si perde di animo. Ma cosa vorrà che faccia? Ho visto tutto, da Drio quella porta. Brava, pulito. La torna a far quel clafato. La se butta in zinocion, la pianza, la se despiera. La passa finta di tirarsi i cavelli. Lorenzin, poveraso, se la comanda, il mor, non può più. Oh, povero puto, a cosa non farà via Pereo? A che baserò in mano, mio Barba? Che baserò in pie? Mi butterò con la bocca per terra. E per Diana, noi altre, co volemo. Volemo. Dice il proverbio, a tutto si rimedia fuorché all'osso del collo. E via, signora, vedrà che il male
non sarà poi sì grande come si dice. Io spero che le cose si accomoderanno. Per un po' di debiti una famiglia non si ha da mettere in disperazione. Grande stin, peraltro, del povero mio Mario, che se fa maniare il suo da tanti e in un caso de bisogno non trova un amico che voglia fare un servizio. Dice a voi. Io credo che parli con voi. Una donna della mia sorte, servida, co fa una principessa, rispettata, co fa una regina. Sarà sempre servita e rispettata la signora Cecilia. Caro signor Conte, con se sei più in stato de dar da disnar, pochi se incomoda a favorir. Ora ha parlato con voi. Avrà parlato con tutte e due. Dove diavolo zelo sto signor Anzoletto? Ma non la sa minte le petole. Dove sei mia cugnata? Se l'ha andata via. Ma l'ha impianta anche a ela. Non vedo nessun me li è in diversi. Vorli che mi daga la desperazione. Signora, ci siamo noi. Noi siamo qui. Non l'abbandoniamo. Per l'amor del cielo, signora, si dia coraggio. Sono 5 ore che è passato il mezzogiorno. Io la consiglierei di prendere un poco di cibo. Ho altro in testa che maniare. Manierare tanto velen. Ma, signora mia, il di lei stomaco patirà. Preme la di lei salute. Vuole che io dica al cuoco che le sbatta una cioccolata? Non voglio niente! Non credeva mai che signor Anzoletto mi usasse sto tradimento. Darmi da intendere delle grandezze, farmi credere quel che non c'era. Ma tradio, ma assassinà. Povera mujer. Andeme via di qua, non mi venite niente in pie! Tole! Tole sto coltello in massima! Signor Romo, senza giudizio! Senza reputazione! Cara mujer, vede in che stato che sono. Se tutti me strappassa, al manco abbiamo avuto carità. Se ho fatto dei debiti, vorrei sapere che per soddisfarvi... Cosa? Ardiresti di dir che avevi fatto dei debiti per causa mia? E dov'è le stesoggi che m'avevi fatto? Avevo fatto altro per me che 4 strassi di abiti e torsta maledetta casa che neanche non le paga il fitto, eh? Niente. Non ho fatto niente. Non ho speso niente. Ho tolto i ducati e ho fatto dei passerini in canale. Povero paziente. Se lo merita, sapeva chi era. Dove sei mia sorella? Cosa appoggiami? È 2 ore che non la vedo. Non vorrava che la fosse andata. Dove? Da mio barba. In sto caso non so cosa dire. Se la fosse andata, la avrei fatto bene. E che dovresti andare anche a voi. Mi? Non vago a umiliarmi a mio barba se credo di andare in prigione. Fio caro, cosa sei sta sorte de casi? Bisogna spuar dolce e ingiotir amaro. Dice bene la signora Cecilia. Che cosa? E i tifati nostri non se ne state in passare. Signori, noi siamo buoni servitori ed amici. I buoni amici se conosci in tell'occasione, in tel stato che siamo non avremo bisogno de ciacole, ma de fatti. Quando la mia presenza l'inquieta, servitore umilissimo di lor signori. Vi riverisco divotamente. Vedeo che sorte da misi. A me me lo dice. Questa se sente che cogno suo per causa vostra. Oh, via, non parliamo altro. Da vostra barba non volete ricorrere. Mi no! E poi non ho coraggio di andarghe. E forse che vago, sono certo che il mescasse da elo che fa un ladrone.
Se potesse parlare Gheon. Non faresti niente. Perché non faravi niente? Ma perché giusto con voi è l'agassuso, più che con me. Credeme che mi darave l'animo di placarlo. Vu placarlo? Con quel boccon de caldo che gavè. Vorresti placarlo? Conosco che adesso non sei più tempo de caldo. Con me peraltro al vedura. E gavè cuor di mortificarmi in sto boccon de travaggio che son. Mondela, che sei un gran can. No. No, no, non dirò niente. Non dirò niente, fai quel che volete. Ande là, monté in barca e andelo a trovare. Vieni a voi. Mi no, certo. Sei un gran uomo di poco spirito. Fai che venga con me vostra sorella. Se la vorrà venire. Bisognerà ben che la venga. Ben, adesso salveremo dopo che la c'è. Lucietta! Sì, vieni qua, mo. Sì, 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 se ben che venga vostra sorella con me. Primo perché signor Cristofalo non me conosce. Non m'ha visto. E poi anche ella farà la sua parte. Lissimo. Cosa c'è? Dove c'è mia sorella? Non so. Come lo so? Non è vero, mi destino proprio, non so. Ah, ne muovo di sapere dopo che la sei. Va bene. Non te lo dirò, Lissimo, Ma non le dica niente che l'abbia detto me. Non parlo. Sentimo sta bella novità. La Zeda, questa illustrissima, è sora di noi. Cosa se l'è andata a fare? Se l'è andata forse a contarvi tutto. Mica lo dirò, lustrissimo, ma non la dica niente. Non parlo! Sai chi che sei, qua de Suso? Che sarà quel sporco de Lorenzin? Se che intende, ma che sei un altro? Che sei lo? Signor Cristofalo. Mio barba. Qua de Suso, che sei so barba. Lustrissima sì, ma sì. Animo. Vieni con me. Dove? Vieni, venigo. Mino, che faccio venire? Vieni, signor Pampalugo, e vedare chi è vostra mujer. Chissà che l'ho fatta, me la voglio gober, ganderò anche a me. E viva il suo buon cuore, il suo buon amor, la sua carità. Certo, per grazia sola sono tornato da morte a vita. Anche a me, di tutto il ben che gavarò a sto mondo, gavarò sempre l'obbligazione a signor Barba. Adasio, signor, non vi infurie tanto a dirmi Barba, che non sogna ancora vostro Barba. Se non l'ha sposata, la sposerà. Se non sei sua barba un cuo, e se la sua barba domani. Ma via, che non mi fai cascare il cuore. A me mi basta quel che mi ha detto. Un uomo di sua sorte, non sei capace di tirare in brio. Non sarebbe ben che fissimo due righette di scritturetta? Quel che ho detto, e quel che ho detto, mantegno. La putta, gliela darò. La carica, gliela comprerò. Avanti di serrare il contratto. Vuoi saper dove che è andata la roba de so fare? La da aver la so parte dell'eredità. Se un fide commesso non se fa il magnar. Se suo fratello ha ipotecato la sua parte per giustizia, l'avevo da recuperare. Vuoi fare quel che posso? Vuoi darvi del mio, se bisogna. Ma non vuoi passare per mincio. In quanto a questo po', lo che posso dar torto. Chissà quanto che vorrà, dunque. Ma ste cose non si può fare anche dopo il matrimonio. Se giovani e non sape niente, lasciami operare a me. Signora Checa, una parola. Vengo via con grazia. Intanto, dove starò giù? Signor Barba. Venirei da me. Poderoso venire a trovare. Ah, con chi sarò me, signor sì. Chissà che buon consenso di Sion che gavarò.
Pensa che se mo bisogna fare anche a questa poverassa e mi fa perché non ho coraggio di dire no. Signor Benichina, e mi faccio una finestra e vada di nato mia sorella che ho un interessito qua con signor Cristoforo. Ma voi indietro? Sì, mi faresti un servizio. Andi alla posta e mi dessi le lettere di mio marito. Adesso avevo che vada. Vedo pazza, detto a me. Ma mi bisogna che vaga via. Son vecchio e sono avvesso a mangiare alle mie ore. E ancora per questi negozi non voglio ancora di snà. Caro Elo, Zacca è tanto buono. E ascolta do parole da un'altra persona. Cospetto di Diana, se si tratta di mio nevodo non lo voglio ascoltare. Non sei suo nevodo? E chi sei, don Co? Caro Elo, non vado in colera. La sì. La novissa del suo nevodo. La novissa? E cosa vorla da me? Non lo so da sì, no? Cospetto di Diana. Sto incontro forse e il desiderava. Oh, ma non che prometto di contenirmi, eh? Go il gozzo pieno. E se me sfogo, non la diga che perdo rispetto alla casa. In quanto a questo che se comoda e che gli diga tutto quello che... Stassi ora che dice che fa so stomaco, la se degnerà vedemi. Se gli dasse un pochetto dei miei bessi da buttar via... Ma non la farà niente. Go gusto de vederla. Per dirghe tutto l'animo mio. Oh, il è duro sto passo, ma bisogna farlo. Una nave da guerra. Serva umilissima. Patrona. Me permettela che gabbia l'onor de reverirla. Patrona. Se contentela che gabbia l'onor de sentarmi chiarente. La se senta pur. Perché se tiro in là? A ciò che non la senta l'odor de persutto. Mo via, caro Elo, non me mortifica davantaso, che son mortificata abbastanza. Me falo la finessa de voltarse da me. No, la veda, non vorria far ghe stomego. Caro signor Barba! Ma cosa se sta barba? Non alza la ose, non se femo, Nazar. Mi non son venua qua per criar, non vi vengo a domandar niente. Vengo per usarvi un atto di umiltà, un atto di rispetto. E quando una donna civil se umilia e prega, ogni galantomo sa da calmare, sa da degnar di ascoltarla. Mi non chiedo niente, non merito niente. Sarà lo così scortese. De non volermi ascoltare. La parla pur, signora, la diga, che po' dirò anche a me. Me voglio dare una sfogata, come che va? Mi son muger de son evodo se fio de un soffradello, onde più parenti de cusino podemo esser, oh so. So che se desgustate mie e de mio marito, e che dago ragion, e il gammile ragion. Ma la me varda, son giovane, e non me vergogno a dirlo, che fino adesso ho avuto la testa da giovane.
In casa mia, dirò così, i ma volesto troppo ben, ma de quel ben cacao viaso fa mal. Mio mario, l'al cognose meglio de mi, poveraso, el se de buon cuor, e per el troppo buon cuor el sa rovinà, mi, senza saper quel che fasse, domandava più de quel che doveva, e lui, per non disgustarme, fava più de quel che poteva. O parla mal de sior Barba, se vero, o parla malissimo, ma la varda, in che figura che son, chi m'ha messo in sta pompa, chi m'ha tollerato sta gala, m'ha insinuato le massime contrarie al suo sistema, alla sua prudenza, alla sua direzione. E se mio pare fosse andavesti io co faelo, averave dito mal de mio pare stesso, tutto effetto dell'educazione. Cosa ne sei derivata sti cattivi principi? Ohimè, bisognerebbe che piangesse a lacrime de sangue, pensando in che stato che mio e il mio povero Mario se trovemo. Oh, quanti debiti, quante disgrazie, quante miserie. I stabili, ipotecai, immobili, volai, citazioni, sequestri, cartoline, fora, sior Barba. La preson. E il mio povero Mario non s'è sicuro di camminare. Come vago casa, come cavo sto abito, aspetto di vedermela portare via. Non go altro a sto mondo. Domani, siamo senza casa, non gaveremo un pan de mettersi alla bocca. Tutti ne burla, tutti ne despressa. Mio Mario se diventa il ludibrio de sto paese. E chi zelo, alla fine, mio Mario, e se Anzoleto Semolini, e se de quel sangue de quei onorati galantomini, che se stai, e che se, il specio della puntualità, dell'onoratezza, e se ne vodo de sior Cristofolo. E mi son sonessa. Do poveri sfortunai, che sa precipità per mala condotta, ma che illuminai dalle sue disgrazie, desidera de muar vita. E per poderlo far, domanda a un Barba pietoso, perdon, carità, soccorso. Col cuore in bocca, con le lacrime agli occhi, e con la più perfetta sincerità. E non che posso rispondere niente. Adesso, che con tanta bontà l'ha sofferto che parla mi, e parla elo, e se sfoga, e se vendica, che il garason. Bisognerave che disesse assai. Sapete che garason, eh? Ecco, manco mal che sape che corazon. Il me dà del vuz è buon segno. Se fosse vero tutto quello che ave dito. Non crede che siamo in tele afflizione, in tele miseria. Lo dico de questo. Dico se fosse vero che voi e vostro marito fussi pentì. E che scambiesi modo de viver, si ben che mi no go obbligation, perché quel che go l'ho fatto col mio, ma son de buon cuor, e sarave forse in stato de farve del ben. La senta, a me no voglio che la me creda. Son donna, son giovane, anch'io penso così, e me poderave un giorno scambiar. La senta mio Mario, la se fa sa dar parola da elo, col Mario vol, la mugger gada star. E sarave una donna indegna, se cercasse una seconda volta, de precipitarlo. E poi la ga un discorso che incanta.
E dove zelo, sto poco de bon? Vegni, vegni, Mario, che la provvidenza non manca mai. El se quanca elo, questa è la casa della compassione. Signor Barba, non ho coraggio di comparirgli davanti. Alle curte. Una nota dei vostri debiti. Una cessione a me dei vostri beni. Una risoluzione de far ben. E vostro Barba, signor uomo ingrato, gaverà per voi quelle viscere di pietà che non merite, ma che mi suggerisce il mio cuore. Oh, che prometto, che giuro che non mi slontanerò mai dai suoi consigli, dai suoi voleri. Pagherò mio il fitto della casa nuova che avevi tolto, ma licenziela, che non è la casa per voi. Caro signor Barba, e ne daga una cameretta in casa con Elo. Mino Gologo. Caro Elo, al manco finché se provvedemo. Galiota, la save lunga, eh? Veni in casa con me. Oh! Ma di sti abiti non che ne voglio. Civiltà, pulizia. Sì, sì. Signor sì. Ma con modestia. E a ricordeve ben, sora tutto. Cavalier serventi in casa mia. Non che nada venire. Oh, che protesto, chi m'ha tanto stomegato e che veniva da me, che non che è pericolo, che me fassa più burlar da nessun. E così, se l'è giustata? Per grazia del cielo e del mio caro Barba, se giusta tutto. E mi, signor Barba, venirò a star con io. E anche a me venirò a star con signor Barba. Anche a ella? Ho capito. Non vorrebbe che Dodone in casa mi fasse diventar matto. Se meglio che mi destriga de una. Signora Checca. Se ho fatto qualcosa per ella, mi farà bella una grazia anche a me. Vediana, e mi può comandar? Soffrirà bella l'incomodo che se fasse in casa sua le nozze de mia nessa Meneghina co signor Lorenzin. Magari. Oh, nozze, nozze, per me. No, se. Femmole adesso. Anche adesso. Putti, deve la man. Sei contentela, signor Barba? Mi sono contento. Domandegolo anche a vostro fratello. Sei un contento? Signora, sì, quel che fa signor Barba da essere ben fatto. Don Calorensino, se quel spiantà che disevi. Cara figlia, diseva così perché non sapeva come far per darle la dota, no? Putti, deve la man. Questa è mia mujer. Questo è mio marito. Mi consolo, signora Meneghina. Grazie, signora Rosina. Oh, bravo!
Come sto contento, signor Lorenzini, per l'arrivo. Complimenti, no, il pranzo di nozze lo pagherò io. E voi altri, venire con me. E se cavare giudizio, sarà meglio per voi.